Benvenuti a questo nuovo appuntamento con sette giorni di cronaca e rotocalco della nostra redazione giornalistica con i principali fatti della settimana. In apertura c'è la politica con il bilancio di quattro anni. Sono esattamente passati quattro anni dal 24 e 25 febbraio del 2013, in cui si sono svolte le elezioni regionali, e in quella circostanza il Molise ha eletto Paolo Di Laura Frattura alla presidenza della regione. Più che negativo il bilancio impietoso di una stagione che ha Messo in ginocchio sanità, imprese, lavoratori e famiglie. Tra un anno si vota e già sono iniziate le grandi manovre. All'interno del centro-sinistra si sta già lavorando per la scelta del nuovo candidato. Ruta e Leva lavorano già alle primarie. Dopo l'estate, sentiamo. Esattamente quattro anni fa, il 24 e il 25 febbraio del 2013, i Molisani decisero di affidare il governo della propria regione a Paolo Di Laura Frattura. Uscito da una militanza nel centrodestra con un passato in Forza Italia, Frattura divenne il paladino del centro-sinistra Molisano. Da Berlusconi a Ceghevara il passo fu breve e fallito un primo tentativo nell'ottobre del 2011, riuscì due anni dopo a conseguire l'elezione a presidente della regione. A votarlo, nella successiva tornata, Resasi necessaria a seguito dell'annullamento delle precedenti elezioni, furono 86.000 elettori con una percentuale del 44,7%, numeri che oggi Frattura non riuscirebbe a vedere nemmeno con un radiotelescopio. Il compleanno istituzionale si fa per dire sarà sfuggito ai più, non essendo il tema particolarmente adatto ai festeggiamenti se non a quelli del diretto interessato. Tuttavia è importante ricordare quella data, poiché tra un anno esatto, salvo sorprese, si tornerà a votare e le ricorrenze, se non altro, servono a fare un bilancio di quello che è stato e di quello che sarà. Il Molise di tutti, quello promesso da frattura in campagna elettorale, si è trasformato per i cittadini nel Molise di nessuno, governato da una lobby personale. Che il presidente della regione ha stretto attorno a sé, attingendo a piene mani tra gli ex collaboratori delle sue passate occupazioni, specie imprenditoriali, e i nuovi Apache che lo hanno incoronato grande capo. Il Molise di tutti, diventato il Molise di nessuno attraverso il governo di questa lobby di collaboratori Apache, è oggi una terra distrutta nei suoi due pilastri fondamentali, lavoro e sanità. Due comparti il cui terminale è uno solo: la gente, i cittadini, il popolo senza alcun paragone. Cadute ed estraneo alle logiche che muovono le lobby, i gruppi di potere, le camarille o più semplicemente gli apache disponibili a dare l'assalto ad ogni diligenza, ma la ricreazione è finita. Nel centro sinistra sono già iniziate le grandi manovre per sostituire frattura ed è partito un lavoro nemmeno tanto scuro e sotterraneo che ha come terminali i parlamentari Danilo Leva e Roberto Ruta. Che, secondo indiscrezioni fondatissime, stanno già lavorando ad una strategia d'uscita che porti il centro sinistra. Fuori dalle secche nelle quali frattura lo ha cacciato. L'idea è quella di indire elezioni primarie subito dopo l'estate per scegliere il nuovo candidato alla presidenza della regione. Un percorso questo da verificare a stretto giro: il tempo sta scadendo e tra un anno esatto si voterà. L'unica cosa certa, parafrasando Lucio Dalla, è che quest'anno, tra un anno, passerà. Il Molise si sta già preparando e tra un anno frattura non ci sarà. Adesso parliamo di sanità, di sanità pubblica, no ai tagli. Anche il Consiglio di Stato ha dato ragione ai Comitati in difesa del Santissimo Rosario di Venafro e del Vietri di Larino, respingendo il ricorso della Regione contro la sentenza del TAR che aveva annullato le decisioni del Presidente Frattura, Commissario della Sanità. Il servizio. Nuovo colpo di scena nella intricata telenovela della Sanità pubblica Molisana. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso della Regione contro il blocco dei tagli agli ospedali di Venafro e Larino. Il Consiglio di Stato ha deciso sugli appelli proposti dalla Regione e dal commissario ad Acta contro le sentenze del Tarmolise con cui erano stati accolti i ricorsi del Comitato Santissimo Rosario e del Comitato Civico Frentano sui piani operativi ultimi adottati, parliamo l'ultimo del 2014. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il commissario ad non poteva chiudere l'ospedale di Venafro e non poteva chiudere l'ospedale di Larino. Ha ribadito che i comitati possono fare ricorso perché nell'appello si era anche provato a eh, smontare la legittimazione dei comitati, ma soprattutto stabilendo la competenza del Consiglio regionale, eh, il Consiglio di Stato ha fornito un ulteriore strumento ai consiglieri di questa regione. Noi abbiamo sempre detto che i ricorsi non erano la soluzione definitiva, ma dovevano fornire degli strumenti a chi Può decidere per decidere in favore del territorio. Ecco il Consiglio di Stato ha ribadito che i consiglieri regionali del Molise, se vogliono, sono 21, 20 più il Presidente, possono garantire le posizioni dei cittadini di Venafro e dei cittadini di Larino. Nei mesi scorsi, con un blitz notturno, hanno abrogato una disposizione legislativa regionale del 2008 che blindava le posizioni dell'ospedale di Venafro e dell'ospedale di Larino. Oggi il Consiglio di Stato ha praticamente sostenuto che, se vogliono, possono ripristinare quella posizione. Se ci tengono a tutelare il territorio. Ma la vicenda non si chiude qui, infatti il Consiglio di Stato ha annullato le decisioni relative al primo piano operativo. Oggi c'è un altro che ribadisce i Tagli e per questo la palla passa di nuovo al Tarmolise che a fine aprile esaminerà un nuovo ricorso dei comitati contro la ristrutturazione arbitraria del Vietri di Larino. Come Comitato Civico Frentano abbiamo proposto un nuovo ricorso anche contro il nuovo piano operativo di fine 2016. Il ricorso è fissato per il 27 aprile dinanzi altar per il merito, in quella sede che non è sta, non, non a caso era stata fissata a fine aprile poiché si attendeva questa sentenza del Consiglio di Stato dovremo valutare l'incidenza di questa sentenza sui nuovi piani, eh, in particolare noi poi in quella sede insistiamo ancora una volta sulla salvaguardia del diritto alla salute dei molisani perché oggi lo vediamo anche sulla vicenda neurochirurgia di Campobasso, il problema è un problema che va molto oltre anche il Vietri e il Santissimo Rosario. La cronaca adesso con la notizia della tragedia avvenuta in settimana sulla fondovalle del Trigno, un camionista ha prima cercato di sfondare con il proprio tir il guardrail del viadotto gamberale senza riuscirsi, poi è salito sulla cabina del camion e si è lanciato nel vuoto. La tragedia si è consumata sulla Trignina nel tratto fra Pesco Lanciano e Chiauci. Un camionista si è tolto la vita buttandosi dal viadotto gamberale. Si tratta di Antonio Nappi, 46 anni, residente in provincia di Napoli. Da quanto si è appreso, l'uomo partito da Pomigliano d'Arco era diretto alla Sevel nella Val di Sangro. Nel tratto molisano della Fondovalle Trigno la decisione è di farla finita. Il camionista ha tentato di sfondare il guardrail con il suo tir ma non ci è riuscito. Ha quindi fermato il mezzo, ha scavalcato le barriere di protezione e si è lasciato cadere nel vuoto compiendo un volo di alcune decine di metri. Il corpo senza vita del 46enne è stato recuperato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Sernia in una zona particolarmente impervia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e gli uomini dell'ANAS. Sull'episodio indagano i militari dell'arma. Nappi è stato descritto dai suoi colleghi come una persona molto riservata e tranquilla e nulla lasciava presagire un gesto del genere. I disagi al traffico su questo tratto della trinina sono stati inevitabili. Per consentire le operazioni di recupero della salma e di ripristino della segnaletica e delle barriere divelte è stato istituito un senso unico alternato. La giudiziaria adesso con la nuova udienza del processo, che vede imputate molte persone fra politici, editori, giornalisti e funzionari pubblici accusate di una serie di reati che vanno dalla corruzione alla bancarotta fraudolenta, compresa la assai curiosa e non meglio specificata corruzione per la linea editoriale. Ipotesi di reato, quest'ultima, contestata al direttore di Telemolise Emanuela Petesci. Più che un sistema Iorio, così come definito dai media via via che si susseguono le udienze e dall'ascolto stesso degli stessi testimoni, è emerso più evidente una specie di sistema annunziata, un sistema di velate minacce e di scambio di articoli, favorevoli o sfavorevoli, da pubblicare sulla gazzetta secondo le proposte commerciali che venivano o non venivano accolte dai diversi soggetti istituzionali. Di fronte al collegio giudicante, presieduto dal giudice Giampiero Scarlato, giudici a Margherita Cardona Albini e Roberta Donofrio sono stati ascoltati alcuni testimoni dell'accusa, ossia del procuratore capo Armando D'Alterio. Tutti i racconti, tutte le vicende e gli stessi capi di imputazione ruotano infatti intorno all'editore della Gazzetta del Molise. Si è discusso in particolare della presunta estorsione di Ignazio Annunziata ai danni di Molise Acque, ma incalzati sia dal procuratore che dagli avvocati della difesa, in particolare Arturo Messere, Erminio Roberto e Nicola Cristofaro, i testi hanno categoricamente escluso qualsiasi interessamento o pressione da parte di personaggi del mondo politico nella le pretese dell'editore Annunziata. Tra i testimoni anche Dante Di Dario e Antonio D'Ambrosio per la vicenda sempre di natura estorsiva e sempre a carico di Annunziata relativa al giornale La Voce che andava in stampa qualche anno fa. Singolare a tale proposito la descrizione della linea editoriale della voce del Molise, che cos'è, come viene decisa e come viene portata avanti in tutti i media, fatta dalla viva voce di Antonio D'Ambrosio, che ne era il coordinatore. Il nostro, ha detto in aula D'Ambrosio, era un quotidiano di. Dichiaratamente di sinistra. La linea politica, aggiunto, era stata coordinata con l'editore e la si portava avanti anche imbastendo critiche e attacchi alla parte politica avversa, così come funzionano i giornali. Peccato che queste normalissime e legittime dichiarazioni, perfino con gli stessi termini, vadano a comporre il reato di corruzione della linea editoriale solo per Telemolise e solo per il suo direttore. Ed è stato ancora un martedì di passione, martedì il giorno della riunione del Consiglio regionale per i lavoratori gamma e zuccherificio in presidio davanti alla sede del Consiglio. Per l'ennesima volta l'Assise ha rinviato l'approvazione di tre distinte mozioni finalizzate alla tutela delle rispettive filiere lavorative. Una tattica dilatoria quella della Regione che nasconde l'incapacità di affrontare crisi industriali che mai si protraggono da tempo, sentiamo. Puntuale come una condanna è andato in scena davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise l'ennesimo martedì di passione e paura per i lavoratori della GAM e dell'ex zuccherificio. Due stabilimenti, due filiere, due pattuglie di operai accomunati da un medesimo destino, quello del fallimento delle politiche industriali messe in campo dal governo regionale. Le due vicende e le due storie sono ormai oggetto di tre distinte mozioni, tre atti di indirizzo del Consiglio al Presidente e alla Giunta regionale che non riescono a vedere la luce. Già la scorsa settimana, con l'intento di riunirle in una sola, l'approvazione delle tre mozioni era stata rinviata. Adesso si ricomincia da capo, ennesimo rinvio in vista dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico programmato per il giorno 28 febbraio, una tattica dilatoria, quella della Regione, che nasconde l'assenza di una strategia di fondo si continua in buona sostanza a brancolare nel buio e la preoccupazione di sindacati e lavoratori è alle stelle. Il 28 dobbiamo tornare a Roma al Mise per siglare l'accordo o meno con Amatori. Abbiamo comunque seguito il percorso dei passaggi democratici quindi faremo l'assemblea con i lavoratori il 27 e già lì a Roma però avevamo assunto un impegno di incalzare la regione al fine di avere le misure previste di accompagnamento da sempre definite come dote individuale o incentivo in una forma congrua. Dalla Regione ci si aspetta quel pezzo che serve per sostenere questa partita. In quei tre anni se sigliamo l'accordo necessari per la ripartenza di questa azienda, dove già sappiamo che non tutti rientreranno, quindi la Regione ha il dovere di accompagnare soprattutto chi non avrà l'opportunità di rientrare a lavorare per Amadori se sarà amadori. Noi dobbiamo mantenere alta l'attenzione sul, sulla nostra vertenza che oramai va avanti da mesi. Eh, perché dobbiamo continuare a mantenere alta per eh, attirare l'attenzione della politica che non eh, gli dobbiamo stare dietro, insomma, in modo che non si abbassa l'attenzione. E noi stiamo qui ancora una volta per chiedere delle tutele per questi dipendenti che siamo rimasti senza lavoro. Stiamo intavolando dei discorsi con la politica, nel senso che comunque loro hanno garantito che eh, non ci avrebbero lasciati soli. Gli strumenti messi in campo dalla regione sono ormai noti insufficienti da tempo, bonus assunzionale per le imprese disposte a riassorbire gli operai, si parla di una miseria di 10.000 euro, incentivo all'auto, impiego o all'esodo o all'accompagnamento alla pensione. Tra tutte le ricette messe in campo quella più lunare in assoluto è la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori, un percorso che se a monte non vede la presenza di un imprenditore e di un'idea specifica di impresa è l'ennesimo fu Umogeno sparato tra i piedi delle maestranze, ma questo è il molise di tutti. Quello che aveva promesso di non lasciare nessuno indietro e che ha finito per lasciare tutti a piedi e per giunta anche scalzi. E da registrare anche un allarme malaria: in settimana dopo che un migrante nigeriano ospitato presso un centro di accoglienza a San Pietro Avellane è stato ricoverato al reparto infettivi dell'ospedale di Avezzano. Sanità in allarme per un caso di malaria in Molise. Un migrante nigeriano di 27 anni, ospitato presso una struttura privata di San Pietro Avellana, è stato trasportato d'urgenza al reparto infettivi dell'ospedale abruzzese di Avezzano, attrezzato per questa particolare patologia. È la prima volta che si registra un caso talmente allarmante nella nostra regione, o almeno è la prima volta che la cosa viene resa pubblica, provocando di conseguenza un allarme notevole tra la popolazione molisana. La malaria di solito ha un'incubazione di 30 giorni ed è generalmente causata da una puntura di zanzara. Il 27enne affetto dalla malattia era ospite del centro di accoglienza di Capo di Vandra, dove soggiornano una quarantina di richiedenti asilo. Si tratta di un nigeriano di 27 anni che ora versa in prognosi riservata presso l'ospedale di Avezzano, dove è ricoverato nel reparto di malattie infettive. L'uomo si è sentito male pochi giorni fa febbre, mal di testa, tensione ai muscoli, brividi e sudorazione, nausea, vomito e diarrea. Dopo le prime terapie mediche, visto che il quadro clinico non migliorava, il nigeriano è stato ricoverato presso l'ospedale di Castel di Sangro. Qui, dopo le analisi e lo studio della sintomatologia, i medici hanno diagnosticato che l'origine dei disturbi era attribuibile proprio alla malaria, così il trasferimento presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano, dove l'uomo è tuttora ricoverato. Il 27enne è arrivato in Alto Molise nel settembre del 2016 insieme ad altri suoi conterranei ed appariva in buone condizioni fisiche. Due considerazioni. La prima è quella della mancanza di posti letto per infettivi in tutta la provincia di Isernia. Non ce ne sono né a Isernia né ad Agnone né a Venafro, nonostante la massiccia presenza di migranti in strutture private del territorio provinciale. La seconda è un interrogativo. Tutte queste centinaia di migranti che vagano sulle strade della provincia di Sernia, ospitati in decine di strutture talvolta inadeguate, sporche e fatiscenti, sono controllati dal punto di vista medico e le condizioni igieniche delle strutture private vengono controllate dai sanitari dell'ASREM? Il segnale d'allarme lanciato da questo caso di malaria basterà a svegliare dal torpore e dalla paralisi cognitiva i vertici della sanità regionale, pagati con centinaia di migliaia di euro ogni anno? Si spostano verso la costa del Molise i traffici di stupefacenti che arrivano dall'altra sponda dell'Adriatico. Ancora un sequestro in mare della Guardia di Finanza che ha recuperato a largo delle isole Trenti circa mezzo quintale di marijuana. l'ingente quantitativo avrebbe fruttato almeno 500 mila euro sul mercato dello spaccio. Droga che arriva dalle coste dell'Albania o degli altri paesi dell'area balcanica caricata sui gommoni e poi lasciata in mare verso la costa del Molise o delle isole Tremiti, sono sempre più frequenti i sequestri della Guardia di Finanza che ha bloccato ancora una volta un corriere del mare anticipando il ritiro da parte dei basisti locali grazie a una fitta rete di controlli al monitoraggio del territorio. I militari del reparto operativo e area navale di Termoli coordinati dal comandante Roberto di Vito hanno individuato e recuperato a largo dell'isola di Pianosa un ingente carico di sostanze stupefacenti, pacchi impermeabili riempiti di marijuana per quasi 50 kg che galleggiavano a ridosso dell'area marina protetta. La droga una volta smerciata nelle piazze dello spaccio del Molise e delle regioni limitrofe avrebbe fruttato circa 500.000 euro. Solo qualche settimana fa un altro sequestro di quasi 70 kg sempre in marijuana ancora nell'arcipelago delle Diomedee fino alle altre importanti operazioni effettuate negli ultimi anni via mare, interventi che configurano la zona come crocevia dei traffici illeciti, un cambio di strategia delle organizzazioni criminali. L'ennesima riprova, come evidenziato dalla Guardia di Finanza, che le direttrici che tradizionalmente riguardavano quasi solo il basso Adriatico oggi interessano le regioni centrali con riferimento altresì alla costa molisana decine di sequestri che hanno portato il reparto specializzato a potenziare l'impiego di personale di mezzi navali ed elicotteri per rendere ancora più fitta la rete dei controlli che ora rappresenta una trappola per il traffico internazionale di droga. Ed è ancora emergenza viabilità nei centri più interni del Basso Mulise. Una frana ha travolto un distributore lungo la strada provinciale che collega Casa Calenda e i comuni del cratere alla Bifernina. Il dissesto ora minaccia la strada, e resta critica la situazione verso Bonefro. Vediamo. Viabilità a pezzi nei paesi più interni del basso Molise. Alle condizioni già critiche di molte strade si aggiungono i danni provocati dal dissesto idrogeologico. Una frana già in avanzamento da diverse settimane ha travolto un distributore di carburante lungo la provinciale che collega Casacalenda ai centri del cratere fino alla Bifernina. Il piazzale dell'impianto, chiuso da tempo, è stato divorato dallo smottamento. A rischio la strada che si trova proprio. Proprio a ridosso del dissesto, l'area è stata transennata, ma tutto dipenderà anche dalle nuove precipitazioni che potrebbero gonfiare ancora i terreni circostanti. Il sindaco di Casacalenda, Michele Gianbarba, ha inviato una nota alla provincia di Campobasso e alla protezione civile per evidenziare il pericolo. Si chiede di intervenire con urgenza, ha spiegato Gianbarba, per scongiurare l'interruzione del tratto stradale e garantirne la sicurezza un'arteria progettata per rendere più scorrevoli e veloci i collegamenti dai paesi alla fondovalle del biferno, che tuttavia è già interessata anche da altri smottamenti. Tanti disagi è una situazione rappresentata anche nel corso dell'ultimo incontro tra i sindaci e il presidente della provincia Antonio Battista, dedicato proprio all'emergenza viabilità. Basta spostarsi di qualche chilometro per trovare un altro punto a rischio sulla strada che collega la zona industriale di Bonefro agli svincoli per Casa Calenda e la statale 87. Da oltre due anni uno smottamento ha investito la carreggiata e le auto e gli altri veicoli come. Camion, pullman, scuolabus e ambulanze devono fronteggiare un ostacolo di non poco conto lungo la strada principale del territorio. Ancora una volta un appello che si alza dalle comunità e rivolto anche al prefetto Maria Guia Federico. Intervenire presto per evitare il peggio e rendere i collegamenti più sicuri e percorribili. Intanto non si ferma la mobilitazione di un gruppo di sindaci in difesa dell'acqua pubblica. A Campobasso hanno organizzato un incontro per ribadire no all'EGAM, l'ente che dovrebbe nascere nuovo dalla Regione Molise. L'acqua è un bene pubblico e tale deve rimanere. Non si ferma la mobilitazione di un gruppo di sindaci contro l'istituzione dell'EGAM, l'ente voluto dalla Regione per la gestione integrata del servizio idrico. Si erano rivolti al TAR, assistiti dagli avvocati Margherita Zezza, Pino Ruta e Massimo Romano, per chiedere l'annullamento di tutti gli atti predisposti dalla Giunta Regionale. Il Tribunale amministrativo regionale ha dato loro ragione, ritenendo che una scelta così strategica, relativa non solo all'organizzazione dell'EGAM, Legam, ma anche la sua attività e il suo funzionamento non poteva essere assunta dalla Giunta, ma riservata al Consiglio regionale, illegittimamente estromesso da questa decisione. Nonostante il pronunciamento del Tarri, i sindaci tengono alta la guardia, hanno organizzato un incontro a Campobasso per fare il punto della situazione, ma soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica. Il sindaco di Campo di Pietra, Notar Tomaso, è stato uno dei promotori della battaglia in difesa dell'acqua pubblica. Siamo ancora preoccupati per quanto riguarda eh, l'aspetto della eh, gestione del servizio idrico integrato. Siamo preoccupati perché eh, tutto quello che sta accadendo oggi eh, non è altro che eh, praticamente preparare il terreno a quella che può essere poi facilmente eh, immaginabile, cioè una gestione su area vasta fatta eh, con un soggetto che non sia un soggetto pubblico. Questo. Eh, non è diciamo, nelle nostre intenzioni, in qualche modo eh, abbiamo organizzato tutto quello che abbiamo fatto finora per contrastare questo, eh, questo avverarsi, appunto, visto che comunque in giro per l'Italia di esperienze eh, del genere già ne abbiamo tantissime. Non è necessario per il sindaco di Campo di Pietra aderire all'Egam per essere virtuosi, il suo comune lo è già. Io dico soltanto l'esperienza dal punto di vista del mio comune, eh, noi non tocchiamo la tariffa del servizio idrico e quindi parliamo del costo dell'acqua, eh, eccetera, dal 1990, nonostante insomma, eh, nel tempo abbiamo fatto anche notevoli investimenti, abbiamo migliorato il servizio in modo notevole, siamo passati da un 60% di sprechi per arrivare a un 20% di oggi. Tutti abbiamo visto che cosa succede. Quando i servizi pubblici vengono gestiti su area vasta e da soggetti terzi, e mi riferisco all'energia, ai trasporti, mi riferisco alla telefonia, cioè quando le responsabilità non sono sul territorio poi diventa complicato per il cittadino avere riconosciuto un diritto oppure in qualche modo vedersi risolto un disservizio in tempi ragionevoli. E ora parliamo della scuola Don Milani di Campobasso perché da questa settimana gli alunni hanno ripreso le attività didattiche di mattina, l'amministrazione comunale ha trovato una soluzione, vediamo quale. Sono tornati tutti regolarmente in classe questa mattina gli alunni della scuola primaria Don Milani di Campobasso, stop dunque ai doppi turni grazie alla soluzione del tutto provvisoria individuata dall'amministrazione comunale. Una parte delle classi è ospitata nelle aule messe a disposizione del liceo artistico Manzù, un'altra all'interno dell'Unimol e poi ci sono gli alunni che frequentano le lezioni alla media Petrone. La situazione è tornata alla normalità da oggi per bambini e rispettive famiglie ma si tratta di una situazione... Situazione transitoria. Il problema della scuola di Via Leopardi resta irrisolto. Lo studio commissionato all'Università del Molise ha chiaramente detto che l'edificio va abbattuto e ricostruito. Ma in attesa che ciò avvenga, ammesso che avvenga, che fine faranno i bambini? Il problema si porrà già dall'inizio del prossimo anno scolastico, ma il sindaco Battista avrebbe già pronta la soluzione. Secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, sarà l'edificio della scuola Dovidio di Via Gorizia ad ospitare gli alunni una volta completata. Completati i lavori di miglioramento sismico, peraltro in corso. Soluzione che però non piace alle famiglie che sollecitano il sindaco e la giunta a trovare un'altra sistemazione ai loro bambini. Ma al momento non si prospettano altre ipotesi, nonostante il pressing dei genitori e delle opposizioni, queste ultime hanno portato il problema della Don Milani più volte all'attenzione del Consiglio Comunale, riuscendo ad ottenere al momento solo lo stop ai turni pomeridiani. Ma il futuro per gli alunni della scuola di Vielopardi rimane incerto. Certo. Ed è tutto per questo appuntamento con Sette giorni di cronaca. Grazie a voi come sempre per aver scelto l'informazione di Telemolisia. Arrivederci.